Bene, signori, tranquilli. Perché non vuoi ammettere che tu faresti tutto per me, Flor? Eh? Perché non ammetti che impazzisci per me, che moriresti per me? Massimo, perché non chiudi la bocca e la pianti di dire stupidaggini? Ok, stammi bene allora. Addio. No, no, aspetta, non lasciarmi da sola con quella vipera di Delfina, per favore. Principessa, non mi mischio nei litigi tra donne. Ma non è una cosa che riguarda solo noi, quella è strana con tutti. Tu non sai di che cosa è capace. L'unica ragazza strana che conosco sei tu. Prima rubi il vestito, mi riempi di schiuma, poi di fango e ora rubi una scimmia. Non pensare più a quelle cose, per favore. Pensa ai bambini così piccoli e chiusi in quel luogo orribile. Ti prego, davvero pensaci. Se vedessi Thomas così piccolo e buono e Martin che si atteggia a uomo grande e forte e invece vuole soltanto essere amato. Tutti noi vogliamo essere soltanto amati. Che ne dici? Mi aiuterai? Lo farai, vero? Me lo prometti? E voi chi siete? Come dice, non ho sentito. Chi siete? Chi sono? È il nuovo professore di musica, prenda questo. Lei è il professore Scalante? Molto piacere, lei è? Servidio. Servido, piacere. Servidio. Appunto, Servido. Infatti. Mi scusi, ma credevo di dover incontrare una persona più grande. Ah, è che la musica fa restare giovani, ecco. Cosa c'è da ridere? Siamo contenti di avere un nuovo maestro. Certo, adesso è ora di tornare in classe. State zitti! Avete dimenticato di essere in castigo? Sono in castigo. Non si preoccupi, sono le regole della scuola, bene. Per il momento torno in cucina a cuocere. Cuocere cosa? Che cosa deve cucinare? Un coniglio. Ah, un coniglio. Ah, che buono. Lasci a me, ragazzi, allora. No! Questi due monelli restano in castigo. Stai tranquillo, non fare niente. Come faccio a stare tranquillo? Ma se ti scoprono ora, non potrai fare niente. Un momento! Non mi ha detto chi è lei? Io... Ah, l'assistente del professore, certo. Sa, le sue lezioni sono così coinvolgenti che da solo non... Tutti partecipano, tutti. Ops, la porta. Bene, ora dobbiamo assolutamente cercare... Cosa? L'uscita d'emergenza, vieni. Sì. Sei più calma? Sì, sono più tranquilla perché so che anche tu hai un briciolo di umanità. Guarda che lo sapevo che non potevi restare indifferente ai miei poveri piccoli. Lo no, sapevo? No, principessa, di loro non mi importa, ma di te sì, per come li difendi. Quello che non capisco è perché Delfina pensa esattamente il contrario. Perché Delfina è un'avida che pensa solo e soltanto ad avere il portafogli pieno. Magari lo fa per assicurare ai ragazzi una buona educazione. Ma comunque non mi voglio intromettere e nemmeno tu dovresti. Come sarebbe? E secondo te come faccio a non preoccuparmi sapendo che sono chiusi in quella galera tenuti a pane e acqua? Sembra che la sobrietà non sia proprio il tuo forte. E il tuo forte non è la sensibilità. No. Si vede. Sono del tutto insensibile. Vado. Buona fortuna. Addio. Eh? Come sarebbe buona fortuna? Spero che ti vada tutto malissimo. Sai perché ti auguro sfortuna? Perché sei cattivo, perché non ti importa di nessuno e perché sei uguale a Delfina, visto che la difendi. Quando avrai bisogno di aiuto, ti troverai solo e disperato come un cane e nessuno muoverà un dito per te. Ti ricorderai di quello che ti ho detto, illustre conte Calderon dei miei stivali! Stia zitta, ora venga con noi. No, venga con noi. Io... Coraggio! No, 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 per favore, mi rapiscono, aiuto! Aiutatemi, vi prego, fate qualcosa! Ascoltate, posso spiegarvi tutto? Una storia, questa storia, una risa, questa risa, el amor que no se muerde y la misma canción. Ese sueño que me espera, una espera que se sueña para todos, una fiesta y para mi corazón. Cuando llega Floricienta, la alegría se despierta, la ilusión se pone alas,
Meno male che il conte non ne ha voluto sapere di diventare tutore dei nostri bambini. È ovvio, Massimo è come me. Peccato che se ne sia andato. Viva. Ma non importa, mi troverò un altro nobile, ricchissimo e bello da paura come lui. Certo, cara, dai retta a mammina e se ti saprai muovere bene troverai un buon partito. Che brava, che brava. Un ottimo consiglio da parte di una madre incredibile, certo. Ma come... Anche se mi lasciate da solo riesco a farcela lo stesso. Però l'unica cosa che non capisco e mi preoccupa molto è che non so cosa pensa il conte della custodia dei piccoli Fritzenwalden. Chiedilo a quella stupida, lei sì che è molto più preparata su quest'argomento. Non chiamarla così, il suo nome non è stupida ma Flor. E preoccupati di quello che fai tu. Perché non capisco come mai hai mandato i piccoli in collegio quando hai più o meno 1000 tate a disposizione. So molto bene quello che faccio. Ah sì? Sai perché l'hai fatto? Per risentimento, risentimento e rancore. Sì, sì, perché non ti importa del dolore di quei bambini lontani, né che Flor sia quasi morta di dolore per loro. Cosa hai ottenuto così? Odio, dillo, odio, dillo, odio. Invece di tenerteli vicini come amici, esseri alati, piccoli angeli. No, non capisci che... No, quella è minore, non sai proprio fare niente. Basta, lasciami in pace. E se non ti piace quello che faccio, sai perfettamente che non me ne importa niente. Niente del tuo giudizio. Brava la mia piccola. Brava piccola. Brava, brava. Pensate che sia facile togliermi di mezzo così, come il rimmel colato. Siete solo dei poveri illusi, ecco. Quello che cerchiamo di dirti è di stare tranquillo, caro. Tutto finirà bene e senza problemi. La porta, Boniglia. Sì, vado. Ciao. Ciao, cara. Ciao, come va? Bene. Ti ricordi di me, sì, no? Sì, sì, sì. L'amica di Martin. Martin, sì. Niente, passavo di ritorno dalle vacanze e gli ho portato questo. Dov'è Martin? Ecco, come punizione resterete chiusi qui dentro a riflettere, capito? Approfittatene per riflettere e meditare sui vostri errori. Aspetti, aspetti, che succederà al coniglio? Oh, oh, il coniglio farà la stessa fine di ogni animale commestibile che entra in qualunque cucina. Coltello affilato e acqua molto, molto bollente. No, 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 per favore, no! Zitto, non capisci cos'è successo? No. Ma come no? Franco è venuto fin qui e ci tirerà fuori. Allora è meglio che faccia in fretta, così salviamo anche il coniglio. Eccoli! Questa scuola è un labirinto. Ma dove hanno messo i miei fratelli? Dico io. Dice fratelli, professore? Beh. Sì. Certo, siamo tutti fratelli nella musica. Siamo tutti insieme, uniti per la stessa melodia. Sì, stavamo solo dando un'occhiata al vostro refettorio. Bello, non c'è che dire. Molto bello. Molto, molto bello, spazioso. Sì, davvero. Davvero. Una domanda, bello, gli sì? alunni erano con lei dove? Da regolamento sono nella cella pensatoio, naturalmente. Ah sì, insomma sono reclusi a pensare. È un posto scuro, freddo, ideale per meditare sui problemi di condotta. Le porto i suoi alunni, professore? Sì, per favore. Fermo, sta fermo, tranquillo, quella tranquillo. Strega, cerca ma come di restare tratta calmo, i miei fratelli, altrimenti... insomma? Lei è l'insegnante di musica? Sì? Sì, sono l'insegnante di musica. Davamo un'occhiata in giro. Bella questa scuola. La cella eh? Pensato io, sai dov'è? Sì, sì. Per di là, per di là. Grazie. Signorina, adesso dovrà rispondere ad alcune domande. Che cosa farò adesso? Accidenti, che cosa farò ora? Ci dica perché insultava e minacciava il conte di Krikoragan. Perché volevo convincerlo ad aiutarmi a liberare dei bambini che sono prigionieri, poverini. Ma quello se ne ha levato le mani, non mi ha aiutata. Ma non finirà così, non finirà così. Mm-hmm. Chi sono questi bambini? Sono suoi complici? Sono i miei complici, i miei alleati, la luce, la ragione di tutta la mia vita. Loro per me sono le persone più importanti, sono la mia gente. Cedeca, questi che chiama bambini sono un gruppo internazionale che opera nel paese?
Mi faccia pensare. Sì, in realtà sono abbastanza internazionali, sì, perché hanno soldi e molto potere. Vanno e vengono per tutto il mondo, hanno viaggiato molto, ovunque. Vengono dalla Germania, vede? E a forza di fare avanti e indietro, su e giù, hanno molti contatti. Tedeschi. Ascolti, esigo un rapporto completo di tutte le cellule terroristiche tedesche che agiscono nel nostro paese negli ultimi, diciamo... Adesso cos'altro mi invento? 10 anni, faccia in fretta. Come farò adesso? Sono senza parole. Allora, cosa pensava di fare con il conte? Ammazzarlo. Ammazzarlo a terra? Oppure era disposta a farlo in volo? Ero disposta a farlo in volo, sotto l'aereo, ovunque. Lei non sa nemmeno di cosa sono capace quando ho i miei flickity assassini. Flickity? Sì, flickity. Non sa che cosa sono? Sai perché ti auguro sfortuna? Perché sei cattivo, perché non ti importa di nessuno e perché sei uguale a Delfina, visto che l'accendi. Quando avrai bisogno d'aiuto ti troverai solo e disperato come un cane e nessuno muoverà un dito per te. Sai perché ti auguro sfortuna? Perché sei cattivo, perché non ti importa di nessuno e perché sei uguale a Delfina, visto che l'accendi. Quando avrai bisogno d'aiuto ti troverai solo e disperato come un cane e nessuno muoverà un dito. Allora, sentiamo. Che significa flickity? Ah. È una parola segreta? Un codice? Che emozione! Non sapevo di essere così importante da venire addirittura registrata, ma non ce n'è bisogno. Se me lo chiede 1000 volte, io le rispondo. Signorina, tutto quello che lei fa, dice, le viene in mente, è importante per noi. È di vitale importanza per noi, capisce? Non ci posso credere, mi fate sentire una regina. Se è così importante per voi, parlo volentieri, sì, parlo. Prova. 1, 2, 3. Vengo bene, vero? Ora, se vuole proprio farmi contenta, perché non mi aiuta a liberare i bambini? Che non ne posso, pensa? Signorina, cosa le viene in mente? Bene, questo è un flickity. Quando vuoi spaccare qualcosa, vuoi ammazzare qualcuno o rompere una finestra, questa è vera rabbia. Può anche avere una connotazione positiva, ma dipende da come usa la parola. Ora, siccome nessuno vuole aiutarmi, né lei né il conte, mi alzo e me ne vado, è chiaro? Io me ne vado. Non si muova da qui. È in arresto per terrorismo. Certo, è ovvio, così va il mondo, no? Una povera tata viene scambiata per una terrorista assassina lanciabombe. Ma come si fa, dico io? Signorina, il suo comportamento ci sembra molto sospetto. Sospetta io? Ma come si permette? Sono un pezzo di pane. Ma perché ce l'ha tanto con me? Flor, permesso, piccola Flor. Un attimo, permesso. Sono il generale Marciani, il segretario del conte di Krikoregan. Ah, quel disgraziato. Mi conosce? Sì, signore. Lei è un'amica di famiglia, rispondo io per lei, va bene? Molto bene. Deve sapere, signor generale, sì? Che la ragazza parla di flickity, capisci? Mm-hmm. Un codice ultra segreto che stavamo per decifrare. Shh. Ma non è vero! È innocente, come io sono generale. Sta tranquillo. Gliel'avevo detto. Signor generale. Certo che è così. E ora mi aspetto le vostre scuse. Ma come vi permettete? Come se non avessi di meglio da fare che perdere tempo con un pelato che mi fa domande assurde. Allora sono o non sono una terrorista? Le chiedo scusa, brava, signorina. Sono desolato. Molto bene, signore. È scusato. Senti, non mi parlare di quel mostro che mi ha fatto quasi finire in galera, per favore. Lorenzo, attento, perché penseranno che parli con un codice segreto. È partito. Certo che è partito. Figurati se restava per una stupidaggine come salvare i miei bambini. Ma per favore, spero che l'aereo esploda in 1000 pezzi. Che faccia un atterraggio orribile. Andiamo. Posso aiutarla, signorina? Mi permetta di... Non mi tocchi! Attenzione, insomma, ci manca solo che mi roviniate le pareti. Che lentezza, santo cielo, sbrigatevi. Mettetevi a lavorare, insomma. Avete sentito la signora operai? Oh, che male mia schiena, pensare che ce n'è ancora. Non vedo l'ora che la mia stanza sia finita. Sono così emozionata. Non so come ho fatto per tanto tempo senza ciclette, senza jacuzzi, senza sauna. Che orrore! Zia, ma... dammi qua. Come potete far portare certi pesi a una persona anziana, eh? Sta soltanto facendo il suo lavoro e lei non si deve immischiare. C'è ancora molto da fare. Volete dirmi dov'è il mio amico? Lascia stare, zitta. Ti spiegherò poi quello che succede in questo posto assurdo. State attenti a quello che fate o ve ne pentirete!
Avanti, che stai facendo così? Forza, mettiti a lavorare! Ach, scusi, Fräulein Delfina, per aver osato riposare un minuto. Vediamo se la smettete di umiliare e maltrattare Greta. Oh, ma figuriamoci! Il nostro cuoco è diventato un sindacalista. Boniglia, fammi il favore. Sì? Vallo a mettere subito al suo posto. Sì, ma è un po' troppo grande per muoverla. È una metafora, stupido. Vai. Sì, ho capito. Sta attento. Misura le parole. Eh? Rispetta mia moglie e la mia figliastra, selvaggio, o io ti giuro che la prossima volta... Cosa vuoi giurare, eh? Sei solamente una banale marionetta. Come osa? L'avete sentito? È solo un selvaggio insensibile. Enough is enough is enough. Game over for you, grassone. Ne ho abbastanza di voi e di questa casa. Fräulein Delfina, cosa aveva detto a lui? Oh, ma insomma, falla finita, non capisci niente. Quello che vuole dire mia figlia è che il grassone non lavora più qua. Fuori! Ma certo, perché non intendo sopportare un minuto di più questo schifo. Nein. Allora, sapete, quello che vi dico è auf Wiedersehen. Oh, Oscar, bitte, per favore, per favore, tornare qui. Fuori, fuori! Occupava troppo spazio il grassone. Venite per di qua, sbrighiamoci. Mi chiedo ancora cosa ci facevate da soli in giro per la scuola. Niente, ma non niente. Facevamo niente, stavamo provando solo l'acustica delle varie classi. Non serviva, perché la musica si insegna qua. Ah, bene. Bambini, vi presento un nuovo professore di musica e la sua aiutante. Buonasera. Buonasera. Se provate a fare gli stessi scherzi pericolosi che avete fatto all'insegnante precedente, mi sentirete e come. Mi scusi, i nuovi alunni stanno ancora meditando? Ma certo. E che serva di lezione per quelli che pensano di ribellarsi. Torno subito. Franco, calma, calma, non rovinare tutto, li salveremo, vedrai. Allora, li salveremo. Vuole cominciare? Ha soltanto mezz'ora per fare lezione prima della merenda. Forza. Allora, la musica. La musica? Che possiamo dire della musica? Che possiamo dire? Molte cose. La musica è la combinazione dei suoni. Ma attenzione, ci vuole anche il silenzio, eh? Non è tutto suoni e percussioni, è importante anche... bisogna anche studiare. Scusi, professore. Scusi, professore. Sì. Il suo predecessore insegnava musica classica, quindi perché non inizia con, per esempio, Mozart? Mozart... Che possiamo dire di quel francese famosissimo? Ah, professore, non scherzi adesso. No, 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 no. Sa, ma scherzare quando parla di quel genio austriaco? No? Fa sempre così. Volevo vedere se eravate attenti, ma non avete detto niente. No. Mozart non è francese, è austriaco. Sì. Li devo salvare. Hai ragione, ma non puoi continuare ad agire così. Devi pensare ad una, capisci, una strategia. Che vuoi dire? Mi aiuterai? Sì. Sul serio? Sì. Sai cosa non capisco? Perché lo fai? Potresti startene sdraiato su una spiaggia, al sole, a goderti la vita, senza pensieri. E invece no, tu mi aiuti. Perché ho l'anima ferita. Ho le gambe ferite. Posso dirti una cosa senza offesa? Prego. Per me la tua è solo una maschera. Fai il duro con tutte le tue medaglie, il tuo orgoglio, ma in realtà dentro sei molto buono. Quello che non capisco è perché lavori per quel conte che è insopportabile, maleducato, stupido, egoista, un vero malvagio, davvero cattivo. Devo guadagnarmi il pane. Pensala così. A parte che il conte non lo stimo molto, ma il conte è... Ti batti con tanto amore per quei bambini che... Mi commuovi. No, grazie, 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 molte grazie. Se vuoi uccidermi di tenerezza, sbrigati. Bene, mi aiuti o no? Non ci fermerà nessuno. Taxi! Taxi! Le strade della vita non sono quel che pensavo. Non sono quel che pensavo. Forza! Non sono quel che pensavo. Forza, cantate! Le strade della vita non sono quel che pensavo. Non sono quel che pensavo. Non sono quel che pensavo. Forza, le strade della vita non sono quel che pensavo. Professore, mi piace il suo carattere, però crede che questa musica sia, come dire, appropriata? Per favore, la musica è musica. E poi con i bambini ci vogliono le cose semplici, se no non capiscono. Dopo parleremo di Mozart, c'è tanto da dire su Mozart. No, bene, cantiamo! No. Le strade della vita non sono quel che pensavo. Non sono quel che pensavo. Sì. Sono un nuovo professore di musica, il professore Scalante. Sì, professore Scalante.
importante, sì. Sono un po' in ritardo perché c'era traffico. Sì, non importa, cerca i suoi alunni, vero? Sì, sono dall'altra parte della scuola. Sì, sì, dall'altra parte. Vada. Non sono quel che pensavo. Non sono quel che pensavo. Chi era? Niente, hanno sbagliato. Ma come hanno sbagliato? Non lo so. Tutti insieme. Che cosa sta facendo Franco? Si è messo anche a cantare. Sta facendo del depistaggio. Perché così la direttrice non si sospettisce, capisci? Vedrai chi verrà presto. Eccolo, che ti dicevo. Lei. Sì, sono io. E te che volevo? No, che fa mio fratello? No, non gli faccio niente. Ho portato del buon latte nutriente, Thomas. È facile, molto facile da aprire. Anche la cannuccia. Anche per te, Martin, eh? Anche a te fa bene il latte. Inoltre, buono, grazie. Gli ho portato qualcosa da mangiare. Forza! Thomas, prendi il cucchiaio. Mangiate, per favore. Non abbiamo molto tempo. Forza! Che è successo al coniglio? No, dopo, non chiedere. Non mi dica che questo è... È stufato, non coniglio. Mangia tranquillo. È ancora vivo? Ma certo che è vivo, però sbrigati. Mangia. Ma la prego, non lo uccida, per pietà. Ha il diritto di vivere come lei e come noi. Bene, sentite. I conigli a questo mondo perché esistono? Per darci la pelle, la carne? Sì, gli altri conigli forse. Ma quello è mio. Gli ho dato un nome. È mio amico. Capisce? Non possiamo mangiarlo. Dobbiamo salvarlo, poverino. Ci aiuterà? Vieni, compare, vieni, siamo già dentro. Abbiamo concluso la prima fase, coraggio! Ah, lo so, potremmo attivare l'allarme antincendio, così quando scappiamo con i bambini nessuno ci noterà. Sarà fantastico! Fantastico, ottimo, però sai quale sarebbe il problema? Avrebbero i pompieri, la polizia, i boy scout. Hai ragione, cooperazione annullata. Ok. Lo so, potremmo scavare un tunnel. Proprio come facevano i moschettieri. No, i tre moschettieri sono sempre ubriachi. Ubriachi, tre volte ubriachi. Va bene, amico, questi sono dettagli non importanti. Siamo qui ormai. Ed è una questione di vita o di morte. Sì. Questo piano, sarebbe perfetto. Ci metteranno 3 anni a scoprire che i ragazzi sono scomparsi. No, 3 anni per scavare il tunnel nel muro con un cucchiaio, capisci? Perché sei qui? Che sei venuto a fare? A mettermi i bastoni tra le ruote? No, non è mia intenzione. Allora falla finita, compagnero. Compagnero. I ragazzi. Allora, stiamo calmi. Hai saputo, Pat? Sì, per questo sono qui. Flor, mi aiuterai a vedere Max? Sì, ci proverò, ma non è facile. Non è facile per niente. Pardon, Lorenzo Paz. Ciao, Nico, basta. Non capisco come faremo a entrare. Non so, ma è impossibile entrare. No, caro, questa parola non esiste nel mio vocabolario. Cos'hai portato? Ah, sono vestiti per Marco. Oh, ecco la soluzione, abiti. Vestiti nuovi. Sei in ritardo. Infila le ilis e vai. Pattina, corri, vola sui marciapiedi. Divertiti a creare il tuo stile e stupisci i tuoi amici. Ilis, walk, run and roll. Combatti nel Tempio del Drago. Tempio del Drago. Tempio del Drago. Gli occhi del mondo sono puntati su di te. Scatena i tuoi colpi migliori nell'arena gioco più famosa del mondo, il Tempio del Drago. Il gioco solo per i migliori. Spynet, l'agente segreto sei tu. Con Video Watch, telecamera nascosta per 20 minuti di video, registratore audio con macchina della verità e oltre 2000 foto. Collegati su spynethq.com e scarica le video missioni. Spynet, da Giga. Skylanders, il nuovo videogioco dove i giocattoli prendono vita. Ehi ragazzi, arrivano! Skylander, in battaglia! Boom! Tocca a te, amico! È il mio turno! Boom! Quando arriverò io? Smettila, Raptor! Non posso farci nulla, è che... Skylanders, inizia la tua avventura con lo Starter Pack. Gioco e console venduti separatamente. È nato il mio bebè! Ma Baby Amore è come un bimbo vero. Oh, hai fatto la popà. Adesso la mamma ti cambia sul fasciatoio. Ma hai il sederino tutto rosso. Ora ci pensa la mamma. E il rossore sparirà. Baby Amore, pipì, popò, sederino rosso. Il fasciatoio. Giochi preziosi. Toffee. Quando ha fame ti chiama.
Dagli la sua carotina. Toby ama essere spazzolato, ma se sente un rumore improvviso si spaventa e si calma solo con le tue coccole. Toby. Vero, davvero. È lei? Buonasera, sì? L'ordine della panetteria. No, mi spiace, ma non abbiamo ordinato nulla da nessuna panetteria. Aspetti, è sicura? Mi faccia entrare, altrimenti si fredde il pane. Un minuto! Ti ho riconosciuta dall'altra volta. Volevi entrare con l'inganno, vero? Fuori! Fuori! Tentativo fallito. Beh, vengo dalla società che si chiama... Una buona azione al giorno. Porto una donazione. Ah, molte grazie. Qualunque cosa sia, bene accetta. Prego. Alt! Di nuovo. Non sa cosa mi è successo? Non mi importa assolutamente. Fuori! Ma che ha quella vecchia strega? I raggi laser, mi riconosce sempre. No, se vuoi dirmi, io te l'avevo detto, bada, che faccio fuori l'assistente del conte, eh? No, quello che ti voglio dire è di far provare a me, perché, sai, mi è venuta un'idea. Dubito che sia migliore della mia, ma va bene se vuoi provare. Allora bene, dai il 5. Cosa? Mi chiedi soldi adesso? Oh, zietta, perché non vieni con me? Ah, nein, non poter abbandonare nave senza miei pulcini, Oscar. E poi ricorda, non esistere male che duri 100 sì, anni. Sì, né corpo che resista a tanto. Sono triste perché ti lascio in questo nido di serpenti perfidi e velenosi. Ancora qui, grassone. Non ti è chiaro che te ne devi andare? Tu ormai sei fuori, vai fuori da questa casa. Casa? Sì. È passato molto tempo da quando ha smesso di essere una casa per diventare una tana di ratti maleodoranti. Zia, abbi cura di te. In quanto a voi, auf Wiedersehen, per sempre. Ma per favore, è completamente idiota. Che sia l'ultima volta che si manca di rispetto alla mia regina, Malala, vichingo e maleducato. Che fai, Greta, che fai? Non osare! Volevo accompagnare Oscar a sua auto. Cameriera importata che sei, ascoltami quando parlo. Dille qualcosa anche tu, Delphi. Che idiota, non è possibile. Brutta crocca, vai subito a lucidare tutti i pavimenti. Quando torno mi ci devo riflettere come in uno specchio. Altrimenti il prossimo licenziamento sarà il tuo, è chiaro? Ma è stata chiarissima come chiara d'uovo, Fräulein Delfina. È ridicola. Ma chiara di che? Ma che ne so, un uovo. Senti, ora sono tranquilla perché il cuoco se n'è andato, la cameriera lavora, i mocciosi sono dove devono stare, va tutto bene. Certo, il conte se ne va e così non potrà toccare in alcuna maniera la nostra fortuna. La mia fortuna, vorrei dire. Bambina, non facciamo storie per un semplice scambio di parole. Il tuo è mio e il mio è mio. Vado ad aprire. Questa è buona. Sì. Il mio è mio e sarà sempre mio. Oh, Sua Maestà. Massimo. Che ci fai qui? Non mi dire che sei interessato alla custodia, no? Allora, Massimo, vuoi dirmi che cosa è successo? No, non è successo niente. Semplicemente sono rimasto per questioni personali. Volevo anche parlare dell'annullamento della custodia. Ah, sta tranquillo, è tutto in ordine. Beh, Delfina... Io, in realtà, sono venuto a farti una domanda. A me? Sì, a te. Sì, quello che vuoi. Quel collegio di cui parlavi è un buon istituto? Buono? È buonissimo. È come una casa per quei tesori. È il paradiso.
Te lo chiedo perché... come si chiama? Florencia e i fratelli maggiori stanno facendo tutto il possibile per tirarli fuori. Ma cosa potevi aspettarti da quella povera ignorante? Santo cielo, quella povera ragazza non è mai nemmeno passata per la porta di un collegio simile. Stai tranquillo, caro, è tutto a posto. È una liberazione. Sì. Ora sono tranquillo. Per favore, certo, devi stare tranquillo, Massimo, perché mi sto occupando di tutto. Di sì, tutto? Di tutto, di tutto. Delfino. Sì. Il bagno. Dov'è? Il bagno, sì. Vieni. Quel bagno, no, è in disordine, ma ce n'è uno di sopra, ti dispiace? No, no. Soñé que no volvías, que no llegaba a tiempo quizás, quizá tu despedida, las lágrimas saladas mojaban mis mejillas, mi carita empapada, los sueños que morían. Te siento en ese beso. Così è questa la camera della selvaggia. Eh? Un ramo attraverso la finestra. E quello? Cos'è? Sono il principe dei tuoi sogni. Che confusione! Non usciremo mai da qui. Perché Franco non arriva? Fortuna che almeno gli altri non sono rinchiusi come noi. E se lo scoprono, Franco? E passiamo i prossimi 20 anni qui dentro? Quanti anni avremo quando usciremo di qua? Che ti prende? Niente, stavo solo riflettendo, È per questo che siamo qua, per riflettere. A che pensi? A come uscire di qua? No. Oh. No. Stavo pensando alle conseguenze che avremo da questa esperienza. Gli anni che passeremo in terapia per niente, perché non guariremo mai dai danni psicologici causati da... Dai, non dire così. No, accettalo, fa male, ma è la verità. E vedi, quanto prima lo capiamo... Meglio poi ci sentiremo, perché è per questo che... No! Me l'ha ucciso! Va bene, date i disegni alla mia assistente. E la prossima volta vi porterò la musica di Winnie Pooh e dell'amico elefante, va bene? Ci vediamo domani. Sì, carina. Silenzio, signori. Bene, silenzio. Allora chi altro deve consegnare? Molto bene. Mancavito. Insomma, visto come sono obbedienti, Non sono i miei metodi, però devo riconoscere che la lezione è valida. Cioè, fantastico. E anche il suo rapporto con gli alunni è molto bene, buono. Bene, ragazzi, la lezione è finita. Andate. Non ci credo, vivo. Sì, vivo e scodinzolante. Adesso andate, 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 uno alla volta. Uno alla volta? Vedi, non potete scappare in due, è molto pericoloso, capisci? No, mi rifiuto. Non vado da nessuna parte da solo. Thomas ha ragione. Io non so come farà. Troverà il modo per scappare e poi... No, no, ho detto di no, ecco. Per favore, ci faccia scappare in due. Ormai... Siamo rimasti senza nostro fratello maggiore, che ci amava tanto. È morta la nostra mamma, il nostro papà. E
Ora siamo nelle mani di due streghe cattive. Abbiamo già sofferto molto. Stai tranquillo, tranquillo, ho capito. Fammi pensare. So come fare. Come? Scapperete in due. No, in tre, in tre. Va bene, portate anche il coniglio. Forza, scappate, fate in fretta. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Vada pure. Lasci, lasci, non perda tempo. Ma per no, noi. No, è una cosa grazie che faccio davvero, è tutto a posto. Piacere. Ma no, lei avrà molto da fare, vada, no. Vada, sì, vada sì, pure. Sì, certo, certo. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Grazie. Qualcosa... Sì, grazie della sua disponibilità, Ciao. Perfetto. Andiamo, presto. Subito. Signorina, scusi, stavo cercando sì, proprio lei. Me? Sì, non c'era nessuno dove mi ha mandato. No? No. Saranno nel cortile. Il cortile, sì, nel certo. Cortile. Beh, lo trovo andando là. Sì, a sinistra. A sinistra. Gira certo, l'angolo a sinistra. E prosegui dritto. Ecco. Bene, grazie. Siete parenti dei ragazzi nuovi, vero? Sì, ma non dirlo a nessuno, va bene? Sì, va bene, tranquilli. Venite. Seguitemi. Sono qui dentro. Resto fuori a vedere se arriva qualcuno. Grazie. Ma qua non ci sono. Ma è di Thomas. Che ci fai qui, Santiago? Volevi vedere i nuovi? No, volevo solo vedere se gli serve qualcosa. L'unica cosa che serve a quei nocciosi è riflettere sul loro comportamento. Andiamo. Siamo in trappola, in trappola. Che sia l'ultima volta che la vedo gironzolare o il prossimo a essere punito sarà lei. Ma non ho fatto niente. Niente ma, signorino, chiuda la bocca. E adesso fili dritto in camera, immediatamente. Che vergogna. Signorina. Chi cerca? Non cacci un uomo nelle mie condizioni, per favore. Che cosa vuole? Una casa con piscina, vedere le piramidi, ma non è quello che chiedo, ma quello che offro. Non so di che parla. Della parola del Signore. Osanna nei cieli. Amen. Vendo Bibbie, signora, ne comprerebbe una, per favore? Mi dispiace, ma non compro assolutamente nulla dai venditori ambulanti. Se ne vado! Una parola sua mi salverà. Non la disturberò più. Vado. Signora, sono un veterano di guerra ferito che non sente più le gambe e non può lavorare. Per favore, per lei, una Bibbia non sarà niente, ma per me è il cibo dei miei cinque figli, Ruth, Camillo, José, Maria e Magdalena. Che brava che è Magdalena, mangiano così poco, un pollo alle mandorle, appena un involtino primavera del ristorante cinese, sa? Io non la disturberò più con la mia storia patetica, grazie per avermi ascoltato. Dio la benedica, è una persona così buona, dal cuore grande, grazie. Aspetti, aspetti. Vado dentro a prendere i soldi per comprarle una Bibbia e qualcosa da mangiare. Sì. Dio la benedica. È così generosa, grazie. Grazie. Torna subito. Torna subito. Andate, andate, andate. Non mi piace che Massimo sia ancora qui. Non preoccuparti, piccola. Quello che devi fare ora è trattarlo molto bene. Conviene essere sempre amici della nobiltà. Cos'è quella porcheria? Greta! Che succede? Che ci fa questa porcheria qua? A me dispiacere, mi è sfuggito. Io metto subito a posto. Ancora? Mi fa orrore che le cose siano fuori posto, non lo capisce? L'unica cosa che deve fare è tenere in ordine e non lasciare tutto in giro per la casa. Intollerabile. Ma dico io. Si tratta così il personale? Massimo, siamo buone con questa gente che non sempre capiscono le regole, ma con il tempo le imparano. Certo, vieni Conte, siediti con noi. Vuoi un po' di tè? No, grazie. Ho un dubbio, sicuro niente, ho un dubbio. Questo tuo viaggio, no? È sempre valido o è saltato sì, del certo. Tutto? Sì, certo, no, sempre valido, certo. Solo che stavo pensando al collegio e che non riesco a togliermelo dalla testa. Te l'ho detto, Massimo, va tutto bene. A meraviglia. I piccoli stanno bene. Mi fa piacere, Delfina. Mi fa piacere che abbia scelto un luogo felice per quei poveri orfani. Poveri orfani. Ve lo confesso, è che la verità è che voglio vederlo. Come?
Bene, io mi fermo qua, proseguite da soli. Grazie di tutto. No, grazie a voi, prometto che cambierò, non voglio più essere cattivo con i bambini. Non dica così e si sbrighi, è pericoloso. Sì, andiamo, andate, Thomas. Andate. No, Nick! Oh. Sì, stavamo scappando. Che bello. Sei venuta davvero a salvarmi. Sì, sì, preferisco stare con te che in vacanza. No, povero tesoro, sei pelle e ossa. E anche tu, bene. Così magro. Perché basta, 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 lasciamo i dettagli per dopo e andiamo, ce ne va bene? No, manca Franco, era venuto con un'amica per salvarci. Ma adesso, adesso come facciamo? Lasciate fare a me. Va bene, andate, sì, sì, andiamo, andiamo. E il coniglietto? Che ne so, ce l'avevi tu, non so. Che state dicendo? Che un coniglio? Un coniglio che... Non importa il coniglio, andiamo, no, non perdiamo anche tempo. Anche lui è un prigioniero come noi. Non vado a casa senza il coniglio. Va bene, cerchiamo questo coniglio. Andiamo. Però non ho la chiave, come apro? In basso, la chiave è in uno scomparto nascosto. E dove sta? Nascosto. Usa la testa, Nicholas, per favore. Trovalo e liberaci. Oh, eccola. L'ho trovata, l'ho trovata, l'ho trovata. Aspetta, aspetta. Ecco. Come stai? Oh, Franco. Bene. Bene, bene. Lei chi è? Carla. E dove sono, ciao, i bambini? Stanno bene? Stanno scappando con Franco. Bene, bene, andiamo. Sì. Fermi, signori. E adesso che cosa mi raccontate? Professore? Avete finito? Per un maledetto coniglio mandiamo a monte l'operazione di salvataggio! Non è un maledetto coniglio! Questo coniglietto! Deve capire che lui ha una proiezione affettiva sul coniglio! Coraggio, trovano, coraggio! Finalmente! Andiamo, andiamo! Fuori di qui! Andiamo, se mi vedesse il capo preoccuparmi per un coniglio! Perlomeno tu hai un cuore, mentre il tuo capo invece è incapace di provare calte, i sentimenti! Signori! Che cos'è questo? Una riunione di comitato? E lei? Sulle bibbie mentiva, ma è paralitico davvero! Non me ne importa niente! Adesso ne ho abbastanza di voi! La pagherete! Anche noi ne abbiamo abbastanza di questo posto orribile! E mandi la fattura a nome di quella strega di Delfina, per favore! State fermi! Non scapperete! Sicurezza! Sicurezza! Ora vedrete chi sono io. Sappiamo chi sei, una strega, una brutta carceriera che tratta male i bambini, o brutta no? Strega, sì, anche lui ha il diritto di esprimersi. Brutta strega! E ne andrete sicuramente da qua, ma con le manette. Delinquenti! Massimo, un istituto per ragazzi, anche se lussuoso e comodo, è un luogo molto deprimente. Non sarebbe meglio se noi ce ne andassimo, che ne so, per esempio... Non importa, è solo una curiosità, sì, non volevo... Però è una curiosità strana. Non saresti più curioso di berti un caffè con me al Jockey Club? Sì, certo che sì. Ma possiamo farlo in un altro momento. Che significa? Cosa ci fanno qui? Perché davanti all'istituto? Ma... Lorenzo! Lorenzo, che succede? Voglio sapere subito perché volete arrestare il mio segretario. Perché questo signore e quell'altra... L'altra si chiama Flor. Quei due hanno provato in tutti i modi, con trappole e inganni, a rapire i giovani Fritzenwalder. Perché l'hai fatto, Lorenzo? Perché? Perché l'ho fatto? Perché... l'ho fatto e basta. Ma tu non eri in viaggio? Battersi su di lui e su Florenzia, arrestateli, interrogateli! No, no, sono certo che ci sia una spiegazione logica. Come tutore responsabile dei bambini, ritiro tutte le accuse contro di loro. Agente, lo lasci andare. Aspetti, come tutore responsabile dei... Non era lei la tutrice dei ragazzi? Sì, sono io la tutrice legale, dopo ti spiego tutto, cara. Massimo, quello che è successo è veramente imperdonabile. Quello che è appena successo ha una spiegazione logica e razionale. Ma... Massimo, certo, Massimo, sì. Io vado con gli agenti, così liberano Flora. No, no, no. Lasciamola ancora un po' a contatto con l'autorità. Vediamo se la domestichiamo. Non capisco perché. Per divertirci, amico mio. Ah, solo per questo. Simpatico. Mi
sia, ma fate fare a me e non fiatate per nessuna ragione, capito? Ma non si vergogna! Quanto guadagna per arrestare la gente innocente, eh? Vedrà che cosa le succederà! Smettila, lei non ha idea di chi sono io, è chiaro? Insomma... Smetto di gridare se non mi manda in prigione. Sono una povera ragazza in difesa. Non va in prigione. Quindi chiudi subito quella bocca. Sono libera. Possiamo uscire con permesso? No. Lei no. Qualcuno la verrà a prendere. Per favore, porti immediatamente i mocciosi nelle loro camere. Posso sfogare il mio dolore con lei? Se ripenso a quello che è successo, non ci credo. I miei bambini sono qui dentro per quella stupida di Delfina e per quell'altro, il conte. Anno, me ne parli, eh? È uno stupido, un malvagio travestito da gentiluomo. È falso! È mia la colpa. Se non fossi tornato indietro per il coniglietto, non ci avrebbero scoperto. Non preoccuparti, Thomas. Era per una buona causa. Fatti coraggio. E che quella direttrice spietata non ti veda versare una sola lacrima, eh? Mi raccomando. Non si preoccupi. Non la tradiremo mai. È nostro amico e... non diremo a nessuno che lei ci ha aiutato. No, questo non mi interessa, veramente no. Soffro per voi che siete rinchiusi qui. Soffro per questo povero coniglio che non ho spedito a miglior vita. Soffro per tutti i bambini e gli animali che mi hanno mandato in cucina. Su, su, andiamo, non soffra per noi, non soffra, perché... nessuno ci farà uscire da qua, nessuno. Allora, il Fritzenwalden più grande venga in direzione. Però io adesso sto... Insomma, venga, senza Martin, commentare. Martin, sta tranquillo, ti accompagno. E se proveranno a farti del male, io ci penserò io a salvarti. Ah, grazie, capo. Grazie. Non posso lasciare Franco. Allora, cosa vuole vedere, signor Conte? Voglio visitare il posto. Mm. Devo sapere se i miei protetti stanno bene. Halt! Alunno in fuga! Allarme rosso! Allarme rosso!